è uno scambio energetico fra le persone che riescono ad usufruire dell'arte, delle persone sensibili che hanno quell'attimo, vedono il colore, vengono attratti da questo colore, si fermano, chiedono, domandano, interagiscono. Per strada è uno scambio di energia, uno scambio culturale fra chi fruisce e chi dà. È un'invasione colorata nelle piazze e nelle vie del centro storico aretino, quella degli artisti della scuola napoletana. Arezzo ospita infatti il primo Festival dei Madonnari, un'iniziativa che si inserisce all'interno della manifestazione Arezzo Città del Natale. Noi siamo di Napoli, della scuola napoletana dei Madonnari, però abbiamo due artisti cinesi molto bravi che sono qui in Italia da molto tempo, hanno imparato la nostra arte nella nostra scuola e ormai sono in Italia da un po' di anni, hanno già vinto vari concorsi in Italia. Sì, io vengo da Pechino, mi piace disegnare con un cesetti. Cosa stai disegnando? Madonna e Gesù. Un evento d'arte di strada che coniuga così tradizione e contemporaneità. I Madonnari, infatti, oltre alle opere classiche, hanno dipinto anche opere anamorfiche 3D, ossia opere in grado di trascinare lo spettatore in altri mondi. Sto disegnando un disegno anamorfico raffigurante una palla di Natale con all'interno un personaggio Disney. Ecco, avrà anche una sua tridimensionalità. Sì, esattamente. Come si rendono tridimensionali questi disegni? Si costruiscono da un unico punto di fuga, costruendosi in maniera anamorfica e utilizzando un solo punto di vista.